Buonasera e benvenuti al TG 2000. Dunque, in apertura, un'apertura dedicata all'udienza generale del Papa in Piazza San Pietro di stamani. La vera fede è gioiosa, ha ricordato Francesco ai tanti fedeli presenti, partendo dalla chiamata dei primi discepoli di Gesù, la sua catechesi sul rapporto tra speranza e memoria, come ci spiega Paolo Fucili. Il vero predicatore di Gesù trasmette con gli occhi la gioia della fede. Un discepolo non gioioso potrà parlare quanto vuole, ma non evangelizzerà nessuno. Udienza del mercoledì di nuovo in piazza dopo 2 mesi sulla vocazione dei primi discepoli. Gesù sa, commenta Francesco, come incendiare un cuore sanamente inquieto, specie se giovane. Del resto, una giovinezza soddisfatta, che giovinezza è? I giovani che non cercano nulla non sono giovani, sono in pensione. E così scocca la scintilla dell'innamoramento, cioè la gioia che è il primo indicatore dell'avere scoperto la propria vocazione, perché Dio non vuole gente che lo segue di malavoglia, senza vento di letizia nel cuore. Ognuno risponde, io ho dentro di me, nel cuore, il vento della letizia. Poi lungo la strada ci sono prove, difficoltà, amarezze, e qui Francesco si infervora, mai dar retta ai delusi, agli infelici. Non ascoltiamo i vecchi di cuore che soffocano l'euforia giovanile. Coltiviamo invece sane utopie, proprio così dice. Poi preannuncia il messaggio scritto insieme al patriarca ortodosso Bartolomeo per venerdì, giornata di preghiera per la cura del creato, un appello a chi occupa ruoli influenti. Ad ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri che più soffrono per gli squilibri ecologici. Infine un saluto molto cordiale ai calciatori brasiliani della Chapecoense in visita a Roma, tra cui i 3 superstiti dell'incidente aereo in cui tutti i loro compagni morirono un anno fa. E ci stiamo avvicinando al viaggio che il Papa compirà dal prossimo 6 settembre in Colombia. Nel paese sudamericano cresce l'attesa. Allora con Silvio Vitelli scopriamo quali paramenti sono stati preparati per le celebrazioni liturgiche di Francesco. Vediamo. Disegni geometrici cuciti con maestria sulla mitra, gli stessi che animano la stola grazie a colori sgargianti e per finire un pastorale dall'origine davvero unica. Sono i paramenti che utilizzerà Papa Francesco nel corso del suo viaggio in Colombia, previsto tra una settimana esatta. La comunità cattolica locale è orgogliosa di mostrarli al mondo. È un omaggio alla fauna e alla flora di Colombia. È un omaggio alla flora e alla fauna del nostro paese. Uccelli, fiori, foglie. Queste decorazioni mostrano la grande ricchezza del nostro paese. Vogliamo che il Santo Padre li indossi come piccole opere d'arte. Non potrebbero in effetti essere definiti in altro modo oggetti come questi, frutto del lavoro di donne che per 60 giorni e 60 notti hanno provveduto al ricamo. Non sono stati da meno questi uomini, membri della Federazione Nazionale dei Coltivatori di Caffè, che hanno realizzato i pastorali proprio con le piante della bevanda più amata. Volevamo che il Santo Padre avesse vicino al petto le sofferenze, le speranze, la cultura, la felicità, la fede del nostro popolo, in lode alla liturgia. Ed ecco dove queste meraviglie dell'artigianato vengono prodotte, a Guajira e Cartago, rispettivamente a nord e nel centro-sud della Colombia. La lotteria più grande di questo secolo. Per me è la lotteria più grande di questo secolo. Arriverò a quelli che non mi conoscono e prenderò parte a questo bel regalo che splenderà sul Santo Padre a Bogotà. Il Santo Padre in Bogotà. E ora a Londra andrà a stare con la nonna, la bimba cristiana affidata a famiglia musulmana dai servizi sociali britannici. Lo ha deciso la giudice Sapinara, anche se anche lei musulmana, e controcorrente dopo le polemiche scatenate da un articolo pubblicato dal Times. Barbara Masulli. La decisione di questa donna, Khatun Sapnara, professione magistrato, restituirà, si spera, un po' di serenità a una bambina di 5 anni. Il giudice Khatun si batterà sempre per i diritti delle donne vittime di violenze domestiche e si scaglia contro i matrimoni forzati, è britannica ma è nata in Bangladesh ed è musulmana. Proprio la sua fede rende ancora più significativa la scelta di allontanare la bimba cristiana dalla famiglia affidataria di religione islamica, che avrebbe imposto alla piccola di togliersi la croce dal collo, di imparare l'arabo, di non mangiare il bacon e la carne di
di maiale, in pratica di avvicinarsi all'Islam, secondo quanto denunciato dal Times 2 giorni fa. Il provvedimento del giudice è stato preso in base al superiore interesse del minore, si legge sulle colonne del quotidiano. Per tutelare le sue origini culturali e religiose, la bambina adesso è stata affidata alla nonna, che già da tempo ne aveva fatto richiesta. Ma sono ancora molti i pezzi mancanti della storia, la maggior parte delle informazioni non è stata diffusa per garantire l'anonimato della bimba. Si conosce però il quartiere di Londra che è stato teatro della vicenda, Tower Hamlets, borgo povero situato a est della capitale, dove le famiglie bianche rappresentano solo il 31% della popolazione residente. Forse è per questo che inizialmente il tribunale ha scelto di affidare la piccola a una famiglia di altra etnia e religione, perché non è stata trovata una ideale in quel 31%, scelta che comunque col senno di poi si è rivelata sbagliata. Per capire di chi sia la responsabilità e per appurare le circostanze della decisione controversa, il giudice Sapnara ha avviato un'indagine. Intanto una domanda è giusto porsela: se la bimba ha una nonna in grado di provvedere al suo benessere, perché in questi 6 mesi non è mai stata affidata a lei? Assedio nella notte al centro di accoglienza di Via del Frantoio in zona Tiburtino Terzo, alla periferia di Roma, con un eritreo accoltellato. L'uomo aveva avuto una discussione con dei ragazzini del quartiere e sembra abbia tirato loro alcuni sassi. Da lì si sarebbe scatenata la reazione dei genitori e del quartiere. Massimiliano Niccoli. I cittadini del Tiburtino Terzo, estrema periferia di Roma, ci mostrano le foto di quello che è avvenuto questa notte nel centro di accoglienza di Via del Frantoio. A scatenare la guerriglia è un battibecco fra un uomo di 40 anni originario dell'Eritrea e un gruppo di ragazzini del quartiere contro i quali sono stati lanciati dei sassi. Troppo per gli abitanti della zona, che hanno deciso di fare irruzione nel centro gestito dalla Croce Rossa, dove l'eritreo è ospitato con un altro centinaio di migranti. Ne è nato un parapiglia, al termine del quale una donna accusa di essere stata sequestrata, mentre l'uomo di 40 anni risulta ferito alla schiena con un'arma da taglio. Ricoverato in ospedale, non versa in pericolo di vita, ma la situazione resta complessa. Ospitarvi qua è una scelta scellerata, perché questa è una scuola. Se voi adesso fate 30 metri con la telecamera potete inquadrare proprio il divisorio tra la scuola e il centro. La scuola media, no? No, qui ci sono le elementari, asilo nido, la materna, è una scuola. E le iscrizioni le persone non ce le mandano più. La cittadinanza è esasperata, c'è poco da fare. Loro già portano un bagaglio di degrado per via del quartiere e non si possono far carico ormai dell'ulteriore aggravio dovuto al centro d'accoglienza. Non è la prima volta che accadono questi episodi e le persone chiedono sicurezza. Non possiamo prendere tutti gli immigrati che magari hanno in Francia. In Francia li hanno assorbiti in secoli. Noi invece li stiamo prendendo tutti in 2-3 anni. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio ed è in attesa di un'informativa della polizia, che intanto con l'aiuto dei carabinieri preside l'ingresso del centro, dove questa mattina si sono vissuti altri momenti di tensione. Una banale lite che rischia di creare nuova confusione e rendere la convivenza sempre meno facile. Ed ora in Veneto dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso un 18enne di Eraclea. Dopo l'impatto con un ciclista non si era fermato, ma i suoi genitori l'hanno denunciato ai carabinieri. Beatrice Bossi ha raccolto una riflessione del sociologo Mario Pollo su questi genitori che hanno messo il figlio davanti alle sue responsabilità. Sentiamo. Un ciclista morto, un 18enne tornato a casa, probabilmente ubriaco, e dei genitori che rompono il silenzio e lo consegnano ai carabinieri. È successo ieri all'alba in provincia di Venezia. Un ragazzo con la sua auto travolge un ciclista e non si ferma a prestare soccorso. Con la carrozzeria quasi distrutta e le macchie di sangue ancora fresche, torna a casa e racconta ai genitori di aver solo forato una gomma. Una versione che non convince i due, che escono di casa e, ripercorrendo la strada a ritroso, trovano i carabinieri sul luogo dell'incidente. Capiscono che è loro figlio ad aver ucciso il ciclista, raccontano tutto ai militari e li accompagnano a casa per arrestarlo. Il ragazzo era a letto a dormire, ora deve rispondere dell'accusa di omicidio stradale. Si può considerare questo episodio una modalità di protezione in qualche modo dei genitori con il figlio? Sì, è una protezione, direi, perché lo proteggono da tutte quelle spinte interne, forze, comportamenti, azioni che alla fine distruggerebbero la sua umanità. Implica una forma di amore da parte dei genitori di tipo diverso. Il genitore che vuole bene al figlio e lo dimostra
facendo in modo che lui assuma la responsabilità delle per le conseguenze delle proprie azioni. A questo proposito, non sarebbe stato meglio convincerlo ad autodenunciarsi? Come ideale sarebbe stato meglio questa strada, però hanno scelto questa e non è una strada, a mio avviso, negativa anche da un punto di vista educativo. I genitori hanno compiuto un atto di cittadinanza piena. Si riapre il tavolo pensioni. Oggi primo confronto fra governo e sindacati su due temi: l'anticipo della futura pensione contributiva di garanzia dei giovani e le misure per favorire l'adesione alla previdenza complementare. E sentiamo Giuseppe Caporaso. Si ricomincia con le pensioni al centro dell'incontro tra governo e sindacati. Sul tavolo l'introduzione della pensione di garanzia per i giovani e il rilancio della previdenza complementare. Nel corso del primo round non si è parlato della rivalutazione delle attuali pensioni e dello stop richiesto da CGIL, CISL, UIL all'aumento automatico dell'età pensionabile per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita. Anche il tagliando dell'APE sociale, partito da poche settimane, sarà oggetto dei prossimi incontri. I giovani, c'è una proposta del governo che giudichiamo interessante, di abbassare la possibilità rispetto all'assegno sociale dall'1,5 all'1,2, questo permetterebbe ai futuri pensionati di andare in pensione intorno a 66 anni con un assegno adeguato. Sulla pensione complementare invece c'è la proposta del governo, che noi giudichiamo positivamente, di estendere anche ai lavoratori del settore pubblico la fiscalità prevista per quelli del privato. Sulla questione invece della rivalutazione delle pensioni per chi già è in pensione e anche per andare, le aspettative in base all'età, sarà oggetto del prossimo incontro? Allora, noi abbiamo intanto ribadito con molta nettezza a tutti e tre i sindacati che per noi è dirimente congelare l'aumento dell'aspettativa di vita previsto nel 2019. Su questo il governo è stato abbottonato, però noi continueremo ad incalzarlo affinché ci sia questo blocco, perché non è possibile elevare ancora di più l'asticella. Sulla rivalutazione delle pensioni in essere c'è un incontro fissato per il 7 e lì noi pensiamo che si debba tornare allo schema pre-Montifornero, quindi con una rivalutazione rispetto al tasso di inflazione che dia respiro ai trattamenti pensionistici. Stretta sulle visite fiscali per contrastare i finti malati. Dal 1 settembre se ne occuperà direttamente l'INPS. Maggiori controlli in arrivo sulle malattie dei dipendenti pubblici e il progetto di aumentare delle fasce di reperibilità per i dipendenti privati. Ce ne parla Alessandra Camarca. Stretta in arrivo sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici. Da dopodomani, 1 settembre, sarà l'INPS a fare i controlli sulle malattie invece delle ASL, in modo da garantire uniformità nei controlli sul territorio. Il numero dei controlli sarà molto alto ed è possibile che il dipendente in malattia possa essere sottoposto al controllo anche più volte al giorno. Saranno oltre 1.300 i medici operativi e che avranno l'onere di controllare che i dipendenti risultino effettivamente a casa perché ammalati e che rispettino le fasce di reperibilità che nel pubblico, ricordiamo, sono 7, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ci otteniamo dei risultati positivi sia per i cittadini che devono fruire dei servizi pubblici, sia per i dipendenti pubblici e le loro condizioni di salute, sia per le casse dello Stato, che potrebbero a quel punto risparmiare sia nell'efficacia nei controlli. I controlli costano di meno quando sono gestiti da un'amministrazione centrale che è in grado di attuare questi controlli in modo più efficiente, e poi chiaramente anche la produttività dei dipendenti pubblici sarebbe più elevata. Le risorse messe in campo sono 17 milioni di euro nella prima fase e a regime saranno destinati 50 milioni di euro l'anno per stroncare i furbetti dell'assenza seriale. La percentuale delle visite, ha spiegato il presidente Boeri, dovrebbe essere molto superiore a quella del privato, che al momento è del 5% sui certificati presentati. In pratica si dovrebbero superare di molto le 300.000 visite a fronte di circa 6 milioni di certificati presentati nel 2015 per meno di 3 milioni di lavoratori. Il presidente dell'INPS chiede anche di uniformare le fasce di reperibilità dei lavoratori in malattia del settore privato a quelle dei dipendenti pubblici, passando dalle attuali 4 ore alle 7 come nel pubblico.
Ed ora andiamo nelle zone tra Lazio e Marche colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 e visitate oggi dal Cardinale Bassetti, presidente della CEI. Andiamo subito dunque a Pescara del Tronto dove ci attende il nostro inviato Fabio Bolzetta. A te Fabio. Buonasera Cesare da Pescara, frazione di Arquata del Tronto, qui in provincia di Ascoli Piceno. Sono qui per incontrare, sostenere, ringraziare, portare un messaggio di speranza. È questo il senso della visita del presidente della CEI, iniziata questa mattina presto. Oggi a Amatrice, poi a Cumole, poi dopo il versante reatino, quello invece marchigiano, Ascoli Piceno e dunque le frazioni di Arquata del Tronto, di Pescara del Tronto e anche Montegallo. Tra poco nella chiesa alle mie spalle, che fra l'altro è l'unica di tutto il comune che è frutto della solidarietà, si terrà la messa che conclude il primo giorno di visita. E come ci ha detto lui stesso a telecamere spente, il senso per entrambe le giornate di una celebrazione eucaristica dove offrire il ricordo delle vittime ma anche le preghiere, le richieste di tante persone. È stata una visita molto articolata, oltre 400 chilometri come dicevamo, in cui è entrato in tante case, o sarebbe meglio dire casette, è incontrato anche persone che cercano di rialzarsi anche attraverso il lavoro e poi il ricordo di chi non c'è più. In una giornata che noi abbiamo trascorso seguendo questo suo cammino, ebbene abbiamo voluto in questo servizio mettere insieme quelli che sono stati probabilmente le tante storie più forti che ha incrociato in questo pellegrinaggio tra le periferie del terremoto. Del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Io sono la risurrezione e la vita, dice Gesù. Anche se uno è morto vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Pescara del Tronto, il silenzio della zona rossa. Una croce sui volti dei bambini, donne e uomini, in tutto 51, che il terremoto ha strappato via per sempre. Negli stessi giardini, oggi luogo del ricordo, dove erano state posate le salme. Lei parla. Questa è la Benedetta, c'è la 13 e Giuseppe 9. Amatrice, il fornaio Valerio Taddei Vittori presenta al Cardinal Bassetti la sua famiglia, la moglie e i due figli. Un'amica pittrice li ha ritratti sorridenti. Assieme alla loro vita, il sisma si è portato via anche i ricordi, senza neanche una foto da posare sulla loro tomba. Fu il primo che il vescovo Pompili incontrò tra le macerie. E lui mostrò a terra chi non aveva più accanto a sé. Ma colpiti in testa e basta. Pescara del Tronto. Alberto mostra una cicatrice. Si è salvato dietro un'auto che lo ha protetto. Pochi passi più là, invece, i suoi amici che non ce l'hanno fatta. Arquata del Tronto. L'incontro con il sindaco e gli amministratori locali. Sono senza fiato perché quello che ho visto lo interiorizzo e basta. Non saprei nemmeno raccontarlo quello che io ho visto oggi. Il cardinal Gualtiero Bassetti, per l'appunto, si è immedesimato, calato nelle richieste, nelle ferite di queste comunità ad un anno dal sisma, dove si aprono nuovi problemi, perché se ritarda la consegna delle casette, ebbene, non tornano le famiglie ad abitare questi territori. E dunque, con l'apertura dell'anno scolastico, come è possibile tenere, non sradicare, per l'appunto, queste popolazioni e queste famiglie? Ne abbiamo parlato con il parroco di Amatrice. Con l'inizio della scuola, capite, se le famiglie non hanno ancora le case, stanno vivendo ancora in container, chi è che è già più fortunato? Perché c'è gente che ancora vive in qualche camper, in qualche roulotte, in qualche baracca e quindi è molto grave questo. Sono qui per ascoltare, sostenere, come dicevamo, ma anche per decidere. Tanti gli incontri diretti con i vescovi diocesani, ma anche con le Caritas locali. Ricordiamo che Caritas Italiana ha già impiegato 6 milioni di euro ed altri 13 investiti in progetti di solidarietà. Tutto questo sul territorio, tanto che ad Arquata, per esempio, la casa della comunità sarà messa a disposizione per accogliere le famiglie i cui figli ricominceranno
inizieranno questo nuovo anno scolastico. Abbiamo preso un frammento nell'incontro con gli amministratori locali per dimostrare in qualche modo come anche le istituzioni riconoscano la presenza della Chiesa da subito in questi territori nelle difficoltà. Questo è infatti quello che ha detto il sindaco di Arquata del Tronto al Cardinal Bassetti, poi la linea da Pescara del Tronto andrà allo studio. Sono arrivati tanti politici, però in effetti chi è che ci ha dato una mano sostanziale è stato il Vescovo, adesso Don Nazareno. Il Vescovo con la sua presenza al mattino della scossa di terremoto del 24. Io l'ho incontrato, è arrivato prima di me. Bene, ora andiamo ad Homs in Siria per una storia di rinascita. Dopo 5 anni riapre un forno nella città martoriata dai combattimenti. Sentiamo allora Massimiliano Cochi. Quando Rafif, dopo oltre 5 anni, ha acceso di nuovo il forno, tutto il quartiere è stato invaso dal profumo del pane appena cotto e in pochi minuti sono arrivati decine di clienti. Ora Rafif è felice e dice che sono rimasti chiusi per più di 5 anni a causa della guerra. Il tetto era stato sfondato da una bomba e i macchinari erano stati rubati. Inoltre, spiega, qui in città non c'era più nessuno. Homs è la terza città della Siria, il principale centro industriale del paese tra quelli culturalmente più vivaci. Ci abitavano 800.000 persone. Oggi è un deserto di macerie. Non ci sono acqua e luce, non c'è niente. Eppure la gente sta tornando. Solo in questa zona sono già rientrate quasi 5.000 persone, spiega Salim Moussa, capo del programma alimentare delle Nazioni Unite. Per questo abbiamo aiutato Rafif a rimettere in piedi il suo forno, perché qui serve qualcuno che faccia il pane. La guerra in Siria ha portato da una parte la svalutazione della moneta locale, dall'altra a un aumento incontrollato dei prezzi. Un chilo di pane costa 45 lire siriane, meno di 10 centesimi di euro. Oggi, in un paese in cui la malnutrizione è una delle emergenze nazionali, è l'unico alimento che tutti possono permettersi. Posso dire solo che siamo felici perché siamo riusciti a riaprire il nostro forno, perché riusciamo a soddisfare un bisogno della gente. Siamo felici pure perché questo è un passo importante per far tornare finalmente a vivere questa città. Conquistata nel 2011 dai ribelli, grazie a un accordo con le Nazioni Unite, Homs era stata dichiarata liberata già dal 2014, ma in realtà gruppi armati avevano continuato a controllare molti quartieri e per questo gli abitanti non erano tornati. Oggi qualcosa è cambiato e la gente sta tornando a ripopolare questa città. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna fortemente il lancio del missile da parte del Nord Corea e chiede che tutti gli Stati membri attuino le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite, ma Pyongyang prosegue con le minacce agli Stati Uniti. Il missile è solo il preludio per Guam, cioè la sede di basi navali aeree americane, un gioco a rialzo in cui la Cina chiede di non abbandonare il dialogo, mentre Trump replica: il dialogo adesso non è una risposta. Ma a cosa punta Kim Jong-un? È solo un folle gioco o invece c'è una strategia politica dietro queste provocazioni? Ebbene, noi lo abbiamo chiesto ad un analista di geopolitica, Fulvio Scaglione, intervistato da Marco Bergamaschi. Sentiamo. Le azioni del regime della Corea del Nord ai nostri occhi sembrano folli, in particolare le provocazioni nei confronti del Giappone, che vive una fase di forte riarmo ideologico e materiale e che ha sperimentato la bomba atomica, quindi è particolarmente sensibile. Però c'è una logica in questa follia ed è una logica che ha molte sfaccettature. Intanto con la minaccia atomica il regime della Corea del Nord cerca di perpetuare se stesso e il proprio potere. Ha visto quello che è successo alla Libia, quello che è successo all'Iraq di Saddam Hussein, e pensa che con la minaccia atomica possa in qualche modo mettersi al riparo. In secondo luogo c'è un ricatto della Corea del Nord, neanche tanto velato, alla Cina, che è sempre stato il grande sponsor di questo paese, che ha un progetto di grande espansione politica e anche militare e non ha bisogno di questi problemi. Creando questi problemi il regime della Corea del Nord in qualche modo ricatta la Cina. Tra Texas e Louisiana ormai si parla di disastro di proporzioni epiche. L'uragano Harvey, pur declassato, ha già causato 18 vittime, a cui vanno aggiunti 12 dispersi. Allora la cronaca da Sandra Pizzurro.
Nella tragedia umana legata alla devastazione provocata dall'uragano Harvey, il più potente in 50 anni, arrivano le prime storie di solidarietà. Le porte di Lakewood sono aperte e stiamo ricevendo chiunque abbia bisogno di un riparo. Joel Austin, il pastore della grande chiesa evangelica di Lakewood, che può ospitare sino a 16.000 persone, ha deciso di accogliere i cittadini di Houston. Qui, la quarta città più popolosa degli Stati Uniti, è in corso un esodo. Migliaia di persone che fuggono dalle case inondate, affrontando strade altrettanto invase dall'acqua. I rifugi erano pieni, ci hanno detto, così ho deciso di trasformare la chiesa in un rifugio. Siamo una parte di questa comunità e ci piace aiutare le persone. A 6 giorni dal suo arrivo in Texas, dove per le inondazioni sono al momento 30 le persone tra morti e dispersi, la tempesta tropicale Harvey prosegue il suo percorso nel sud degli Stati Uniti. Questa mattina è tornata nel sud-ovest della Louisiana. Oltre 3.500 le persone tratte in salvo dalla polizia, dalla guardia costiera, ma sono tanti anche i volontari che aiutano i residenti intrappolati in pericolo di vita. C'è chi viene portato in spalla, chi ha messo tutto quello che poteva su una barca. Non saremmo qui adesso senza di loro. Credo che tutti noi dovremmo aiutarci a vicenda, dice questa donna. È un volontario. Alcune delle persone che si trovano nel complesso di appartamenti sul lato opposto ci hanno detto che hanno cibo e acqua a sufficienza per circa 3 giorni. Sono preoccupato per quelle persone che soggiornano là. Documentare le atrocità dell'Olocausto non solo a parole ma con le immagini dell'epoca. Questo è l'intento della mostra inaugurata al Museo dell'Olocausto di Los Angeles. È una mostra unica. Le immagini infatti sono quelle dei futuri grandi registi John Ford, George Stevens e Samuel Fuller, allora ruolati nel servizio documentazioni e video dell'esercito americano. Sentiamo Luciano Piscaglia. A bordo dei treni che arrivavano a Dachau c'erano più morti che vivi. La voce giunge dall'abisso della storia e a pronunciare queste parole è uno degli operatori che hanno documentato l'ingresso delle truppe americane nei campi di sterminio nazisti. Sono immagini realizzate per sostenere con prove inoppugnabili le accuse contro i gerarchi nazisti nel processo di Norimberga. Ma a girarle furono giovani cineasti allora arruolati nell'esercito statunitense. John Ford, George Stevens e Samuel Fuller, i registi rispettivamente di Ombre Rosse, Il Gigante e soprattutto Il Grande Uno Rosso di Fuller. L'esperienza di guerra dei tre è unica nella storia di Hollywood. Stevens e Ford dirigevano all'epoca 2 unità speciali, mentre Fuller era un semplice fucigliere. Tutte queste unità erano formate da professionisti, ebbero una certa libertà e addestrarono giovani soldati a diventare cameraman e fotografi. Ora, una mostra allestita a Los Angeles svela il lavoro oscuro e prezioso delle unità di ripresa dell'esercito americano, ma offre soprattutto al mondo la possibilità di guardare negli occhi l'orrore dell'Olocausto, così come era rimasto impresso nello sguardo di cineasti che hanno fatto, prima e dopo la guerra, la storia del cinema. Non dovremo mai dimenticare. Questa è la questione più importante. Perché noi impariamo dalla storia e se non impariamo accadrà ancora. Si apre in questi minuti la 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il film Downsizing, una riflessione sul nostro mondo se tutti decidessimo di rimpicciolirsi. Protagonista è Matt Damon, intervistato dal nostro Fabio Falzone. Se Matt Damon è da genio ribelle in poi l'americano medio, il ruolo da protagonista in questo Downsizing del regista e sceneggiatore e premio Oscar Alexander Payne gli sta praticamente a pennello. Il fatto che il pubblico americano si identifichi in qualche modo con me, ci ha detto Matt Damon, è importante perché ci permette di affrontare il tema dell'ambiente, dei consumi e di dire, come avviene nel film, che piccoli o grandi occorre fare scelte responsabili. In un'America ossessionata dalla catastrofe ambientale e dai pochi soldi per arrivare a fine mese al provinciale Matt Damon, come a migliaia di abitanti del pianeta, la scelta migliore sembra quella di diventare una miniatura, un lillipuziano. Pochi consumi, pochi soldi che permettono uno straordinario tenore di vita. Un'esistenza protetta, sotto vetro. Scoprirà ben presto, a partire dall'abbandono della moglie, che la vita in miniatura non è priva di problemi e che la vera soluzione ai dolori dell'uomo è nel cuore, nella famiglia e persino nella religione. Ambiente, denaro, soldi, rimpicciolirci è la soluzione?
Come hai detto tu, aggiunge Matt Damon, ci sono tanti argomenti importanti in questo film e rimpicciolirsi è una provocazione. Tutti i nostri problemi e le loro dinamiche verranno con noi, non possiamo sfuggire. Ma certo, aggiunge, la questione dell'ambiente resta centrale, il film lo dice, le scelte della nostra generazione saranno fondamentali per i nostri figli e nipoti. Ma lui, Matt Damon, che le fan aspettano da ore, si farebbe rimpicciolire? No. No, risponde sorridendo, non ci penso nemmeno lontanamente. E se lo dice lui, sottoscriviamo. È tutto, prossima edizione alle 20:30. Vi aspetto al TG2000, allora. Buona serata.